ci ha fatto magari vincere, cioè prendere questi 3 punti, però io penso che la squadra ha lottato e le partite vinte con tante difficoltà sono quelle importanti per la corsa almeno per il secondo posto. Si ha la sensazione quando c'è Totti in campo, al di là dei singoli episodi, che tutta la squadra giri un po' meglio. Allora io ti chiedo, che cos'è, qual è il valore aggiunto che dà Francesco Totti? Vabbè, le qualità le conoscete meglio di me, penso, perché è da anni che sta qua e ha dimostrato di essere un campione. Ovviamente i grandi giocatori sono sempre benvenuti in qualsiasi squadra, io oggi che posso giocare con lui per me è sicuramente un vantaggio, perché comunque si vede che le qualità sono indiscutibili. Diciamo che con lui in campo il gioco diventa più facile, perché con una mezza giocata lui può mandare magari un altro in porta, quindi diciamo che comunque è molto importante cioè avere un punto di riferimento. Tante le palle gol concesse questa sera all'Udinese, si è data una spiegazione? Per esempio, De Sanctis ha fatto 3 parate davvero decisive. Ma che noi abbiamo sbagliato 3 gol, quindi è stesso discorso. Io penso che se lo chiudiamo prima, e poi anche Florenzi che magari se segna lui prima, sono comunque episodi, il calcio esiste da episodi e io penso che oggi ci meritavamo soprattutto il primo tempo e poi dopo abbiamo lasciato qualche spazio in più a loro, ma perché ci continuavamo a giocare, a cercare di andare più in vantaggio. Magari è stato un errore da parte nostra che dovevamo tenere più palla, però io penso che di là la vittoria comunque è meritata contro una grande Udinese, sofferta ma meritata. Quanto peserà l'assenza di Kevin Strootman da qui fino alla fine del campionato? Io non faccio allenatore, io faccio giocatore. Io penso che tutti sanno che Kevin è un grandissimo giocatore, un bravo ragazzo. E ci dispiace, ma io penso che Taddei oggi ha dimostrato di essere pronto. E facciamo i complimenti perché comunque si è fatto trovare pronto 2 partite di fila. Quindi penso che qualsiasi giocatore che viene chiamato in causa sa quello che deve fare. Grazie. Grazie.